Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games. Io sono Valfair, il signore dei giochi, e bentornati. Bentornati ancora una volta, ragazzi, su Resident Evil Revelation. Ebbene sì, ragazzi. Allora, pronti a continuare, ragazzi? Avevamo appena finito con la prima missione, la prima parte di storia con Chris, scoprendo che stava bene e che era in missione in montagna in Europa. 20:32, cabina privata. Ah, vero, Jill Valentine era svenuta quando era stata raggiunta quello strano individuo sconosciuto con la maschera antigas. E dove si risveglia? Dove siamo? Dove? Cosa? Dove? Io la prima domanda che mi farei è: dov'è la mia pistola? Non cosa è successo, dove so, ma dov'è la mia pistola? Parker! Dove sei? Non lo so, in una stanza da qualche parte sulla nave. Dannazione, quel bastardo ha preso tutte le mie armi. Puoi contattare il QG? No, le comunicazioni sono fuori uso, dobbiamo riorganizzarci. Allora, io ho un brutto presentimento quando vedo un armadio. Sempre. Dove mi trovo? Bella domanda. Cosa fanno in TV? È ancora acceso. Non c'è nulla. Questo lo possiamo spostare. Un bagno che mi ricorda dall'aspetto e da una vasca piena d'acqua così scura il primo Resident Evil. Allora, intanto un'erba che poi ce la fumiamo. È rotto da un bel pezzo. Questa nave da quanto è in mare? Da quanto tempo? Non si capisce. Oddio! No, Gile, io lo lascerei lì il cacciavite. Non lo toccherei proprio solo per il fatto che il gabinetto è sporco. Raccolto cacciavite. Va bene. È piena d'acqua sporca. Potrebbe esserci qualcosa sul fondo. Vuoi svuotare la vasca? E sì o no? Facciamo sì. Sul Resident Evil 1 già sarebbe uscito uno zombie dalla vasca. È tutta rovinata. Aspetta, io non ho il coso. No. È tutta rovinata, ma non c'è nulla. Quindi che cosa l'abbiamo svuotata a fare? Santo Dio. Schivata, premi W o spazio al momento giusto un attimo prima che un nemico attacchi. Ti permetterà di schivare l'attacco. Ecco, se invece mi lasci stare, che vorrei capire un attimo dove devo usare questo cacciavite. Non è il momento. Come elimini questo coso ora? Santo Dio. Sento questi strani versi quasi umani che fa. Che cosa devo fare? Ma dove devo andare? Quante bestemmie devo tirare? Ah no, che non me la fa controllare più. Ma che strano. Vieni qua. Ok. Via Jill, subito. Veloce a svitare. Più rapida. Che quel coso non è morto. Va bene così? Non va bene. Perché non va bene? Per quale motivo non gli va bene? Ma come vuoi che lo debba mettere io sto coso? Scusa. Fammi capire. Io vorrei comprendere il modus operandi, però. Così no, non va bene. Allora, la corrente c'è in questo modo pure.
in questo modo pure e in questo modo pure. Allora, da qui può arrivare qui. Come se io li dovessi collegare tipo a croce, però sfruttando... No, infatti poi si alternano comunque sia, quindi la cosa non cambia proprio per niente. Oh, 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 oh. Ho capito. Merda! Si è appena ripreso. Santo Dio, dimmi che non mi segue. Fantastico, un lucchetto. Ecco, io non ho... ponte. Passaggio da qui dove riuscire a raggiungere il ponte. Ok, sì, però io non ho nulla per romperlo. Mi manca... Non di nuovo, ma eri dall'altro lato. Eri dall'altro lato. Io non sono bravo a schivare. O tantomeno a... Cerca di schivarli. A chi lo dici, capitano ovvio? Io faccio pena e compassione a schivare. Questi suoni non mi piacciono. Ma proprio per niente. Dovrò licenziare la donna delle... Ma balla, lasciami stare! Lasciami stare, via! Ma ne esco pervertito a toccare Jill Valentine. Però Jill Valentine, siccome è cazzuta, gli dà un bel calcio nello stomaco. Però a quanto ho capito io finora di queste creature, ragazzi, non mangiano carne. Almeno il lato positivo. Mangiano... Vabbè. Cercano solo... E il sangue, un po' come Equitalia. O gli avvocati, per così dire. Qui c'è un altro armadio e non mi piace. Perché tutte ste munizioni se poi non... Un fucile mi farebbe comodo. C'è un foro dove inserire qualcosa. C'è un foro dove inserire qualcosa. Mi sa che devo andare nell'altra stanza, perché un bel fucile a pompa farebbe comodo. Però c'erano i due tizi davanti. Non ci sono più. Ah, ok, quello si era infilato nella... nella cassa direttamente. Nella serie qui non mi troverà mai Jill Valentine. In questo tipo di casse si infilano pure. Non gli bastavano i condotti d'aerazione. Appunto, come dicevano, la mia teoria è fondata. Succhiano sangue, come delle banali sanguisughe. Ok, amico, tu te ne rimani là, va bene? Io non... Non ti do fastidio. Però non vorrei che tra queste cose che io devo prendere... La cosa tonda... Che ne so, un piatto, un vaso, un niente di niente magari. Che posto. E sempre li sento camminare. Questa è una tipica situazione di Valfer come in tanti giochi, disarmato a scappare da qualcosa. E chiuso sulla porta c'è il simbolo di un'ancora. Mi ricordo che avevamo già trovato una porta con il simbolo di un'ancora. Ecco, i tacchini arrosto tipo andati a male. Ho un brutto presentimento. Jill, stai bene? Sì, ma la nave è piena di armi bioorganiche. Ok, dobbiamo recuperare le nostre armi. Le ho viste mentre venivo qui, ma non riuscivo a raggiungerle. Dovrai aiutarmi a prenderle. Andrà tutto bene se collaboreremo. No, ci mancava che ti lascio così a crepare invece. Non mi interessa di prendere l'arma. Aspetta, ci sono altre creature qui. Ho trovato questa però. Può servire? Sì. Ah, l'escabob. Allora, in questa stanza qui?
sono poco più avanti. Fa presto. Me ne ha date 3 e 3 ne ho usate. Tanto non crepa. E infatti. Lasciami, lasciami. Merda, e non ho erbe. Qui ci crepo. Qui ci crepo. Oddio, c'ero riuscito. Ti prego, un'erba. Che cos'è? È raccolto accessori di modifica. Jill, ho trovato le nostre armi, sono qui dentro. Certo, un calcio doppio carpiato fa sempre meglio. Ok. Avete recuperato l'equipaggiamento rubato. Yeah! Ok, e ora? In questa schermata puoi equipaggiare un'arma, sostituirla o modificarla. Se hai degli accessori di modifica a disposizione, ogni arma che ottieni verrà automaticamente aggiunta a questa schermata. Ok. Utilizza F1 per cambiare schermata e cambiare... vabbè. Ok, quindi possiamo anche modificare le armi. Questa è la nostra M92F, un'arma equilibrata dalle medie prestazioni. Infatti potenza 150, veloce di fuoco... Ok. Quindi abbiamo la modifica del più 1 danno, che sarebbe un 10% in più. Non male, da 150 a 165, quindi un 15% più o meno ha dato. Vabbè, meglio che niente, questo è sicuro. Prendendo ora sono armato, ma sono ugualmente messo male, perché quindi sa che ci crepo. E ora? Diamo un occhio in giro. Contattiamo il quartier generale e spieghiamo la situazione. Forse sul ponte riusciremo a comunicare. Andiamo. Ah, ok, quindi questi oggetti che ci dà a scansionare sono per curarci. A proposito, quel tizio con la maschera antigas, a che gioco sta giocando? Ah, buh, non lo so che gioco sta giocando, che sta combinando. C'è qualcosa in giro. Nell'altra stanza. Ok. Cosa troviamo qui di... No, non c'è nulla qua. Ah, no, è là. Mizzica, dal bagno fino a questa parte qui. Bomba a mano. Questo si rivelerà utile. Ah, anche lui ha dovuto fare il giochetto col cacciavite. Per riuscire ad uscire di lì. È chiusa dall'altra parte. Mi sa che forse qualcun altro non ce l'ha fatta ad uscire. Io me li scansiono così ogni tot mi dà intanto una pillolina per curarmi, che male non credo che sia. Ma c'è qualcosa da trovare qua in giro? Parrebbe di no. Nulla di nulla, una vecchia libreria, un vecchio orologio a pendolo rotto. Qui se non mi sbaglio ce n'erano due di quei cosi. Ok, abbastanza efficace ora la pistola su alcuni di questi individui. Allora, il cosino giallo di lato mi segna di dover trovare qualcosa in giro. Ma non è quello, quello già è analizzato, appunto. Un libro. Botanica, piante con priorità medicinali.
L'antichità? Ah, vabbè, le cose al solito sulle varie piantine. Ma dal lato di qua. Oggetto. Un altro accessorio modifica. Allora, qui senza... è chiuso, accanto c'è un lettore. Me lo dovevo aspettare, addirittura da sotto ai tavoli. Queste cose sono dappertutto. Ah, per fortuna c'ho due granate nel caso mi servano. Non c'è niente da scansionare, no? Invece sì. Un oggetto. Munizioni pistola. E chiuso sul cancello c'è il simbolo di un timone. E io dove le dovrei trovare tutte ste chiavi? Da che parte? Tanto tutte le munizioni me le prendo, per sì o per no. Intanto siamo armati, magari possiamo anche tornare indietro, scansionando, trovare qualcosa. Allora, mi segna sempre il coso giallo, quando c'è il cosino giallo c'è un oggetto. E da questa parte va, vedi che cos'è e dove. Allora, io un attimino tornerei indietro. Giusto in mezzo alle gambe ti sparo. Che io istintivamente non so per quale motivo, ma miro sempre basso nei giochi. Allora, in mezzo al sangue c'è un oggetto. Munizioni pistola, chissà come mai. Attento che da qualche parte qui ce n'erano. Ce n'erano diversi, tipo due, però. Vabbè, eliminiamo l'altro oramai. Stiamo pure finendo le munizioni già. Mi segnava qualcosa, ok. Allora, di qua dovrebbe essere da dove siamo usciti noi. No, qui è dove avevamo trovato il fucile a pompa, che però senza qualcosa di rotondo non lo possiamo prendere. Però intanto ci recuperiamo anche le munizioni. Cos'è che mi dice qui? Diceva qualcosa nel letto. No, forse è impressione mia. E allora, andando di qua, si ritorna indietro. C'è nulla da trovare? Non vorrei che qualche chiave va trovata. Oh, ma che cazzo! Merda! Non ho nulla per curarmi io. Un nuovo tipo di nemico. E nuovamente nulla per curarmi. Ok, ora sì. Però non c'è più nulla in giro. Ah no, lì è da dove eravamo arrivati noi prima. Ok. Diciamo che stiamo facendo abbastanza piazza pulita. E che ci è rimasto solo da esaminare bene, controllare se ci sfugge qualche cagata in giro, nulla di che alla fine, però anche volendo non è che abbiamo altra scelta. Quindi di qua ecco, se gli sparasse pure lui, perché io già sto finendo le munizioni, non sarebbe male. Ecco, mi segna qualcosa in giro.
Col coltellino ti posso affrontare senza che io abbia nulla per curarmi. Che cos'è? Un oggetto? Ma dove è situato sto oggetto? Al piano di sotto addirittura! Eh no, vabbè, questo non è che semplifica tanto le cose, sinceramente, eh. Ecco, qua nel bagno, che prima mi diceva potrebbe esserci qualcosa. Ma non c'è nulla. Ok, va bene. Non mi ricordavo questo fatto che a volte quando scansioni le cose te le scansiona tipo da una stanza all'altra. Subito a ricaricare, subito. Un'altra stanza col timone. Un ascensore. Bling. Ponte di comando, cabine inferiori. Io andrei alle cabine inferiori prima. Diamo meglio un occhio. Piantina, buono. Per capire un attimino. Ah, ok, ma ci ha riportati qui. Dove eravamo arrivati noi quando abbiamo recuperato le nostre armi. E mentre che ci sono e c'è la cassa, oramai vediamo di applicare quest'altra modifica. Radio di fuoco più uno. Solo la pistola ci abbiamo, quindi o questo o questo. Con il radio di fuoco spara un attimino più in fretta, che male non è. Ok, quindi per forza al ponte di comando dobbiamo arrivare praticamente. Cioè il gioco ci sta costringendo, se vuoi andare avanti devi andare là. Va bene. Ponte di comando. Dov'è finito Ciccio Pasticcio che era con me? Ok, aspetta un attimino. Non vorrei che per via di un bug, se tu non lo aspetti, lui non si teletrasporta nell'ascensore, un po' come succede di norma in questi giochi. Ponte di comando, vabbè. Abbiamo perso il nostro collega. Abbiamo perso. Qui c'è già passato qualcuno. Qualcuno è stato qui e non noi. Ah, ok, ora ti sei teletrasportato. Alla buona ora. Io mi chiedevo che fine avessi fatto. Sempre munizioni pistola. Erbette da fumare in caso d'emergenza. Curano sempre. Munizioni shotgun. C'è nulla. Acqua tutti sfondati, che neanche li puoi aprire. Per trovare munizioni della pompa vuol dire che sono sul ponte. Siamo vicini a trovare quello che serve per poter arrivare. Lì c'è un oggetto. Ah, bomba a mano. Hanno provato a fare riparazioni. Non credo proprio di poterlo usare per comunicare. Non credo funzioni, sinceramente. È raccolto porta munizioni pistola. Porta munizioni, ti consiglio di portare più munizioni. La quantità massima è visualizzata nel menu F2. Vabbè, dovrebbe apparirmi comunque sia anche in alto. Il sistema di comunicazione è fuori uso. Chissà perché solo quello, però. Non possiamo cambiare rotta. Stiamo andando alla deriva. È successo da poco.
Il colpevole non può essere lontano. Mi pare fatta apposta. Che cosa è successo? Che hanno fatto esplodere la... il rimorchiatore col quale siamo arrivati. Merda, siamo bloccati. Jill! Che diavolo sei? Con i capelli così, quella addirittura? Che cavolo di capigliatura. Doppio mistero, fine. Però credo che per l'appunto, ragazzi, per ora ci possiamo fermare qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se vi è piaciuto, ovviamente, lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo di condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere e poterci migliorare. Detto questo, ragazzi, da Valfer Games è tutto. Alla prossima!